E ciao a tutti ragazzi e ragazzi, io sono Ed Cibiusa. E io sono Shiromi. benvenuti e bentornati sul canale Shiromi Cibiusa. Oggi finiamo la reaction. Che c'è, chi si ama, chi si odia? Ma perché Blair si invita negli affari altrui? Ragazzi, noi non sappiamo queste cose, lo sapete? Ma continuiamo. Siamo arrivati alla parte in cui Betty sta parlando degli affari. E il mio telefono sta morendo. Cioè, ragazzi, io non lo so. Nulla, non posso dire la mia migliore amica. Non è la tua migliore amica, sì, Candy? lo è. Vediamo così, Betty. Sei in fondo a un burrone che dovresti scegliere se salvare te o Glitter. Scegliere per Glitter. Quella ragazza dovrebbe uscire di più. Seguila. Seguire Sabrina. Perché? Perché nasconde qualcosa. Ciao, piccolo alieno. Che cosa nasconde Sabrina? Aspetta. Cosa nasconde Sabrina? Io... In che senso? Seguila. Ragazzi, lo sapete che tutti hanno dei problemi con lo stalking qua, Rainbow Six. Cioè, che problemi avete con lo stalking qui? Ho capito, le coincidenze capitano in vari luoghi. Ma non è possibile che qui siete tutti stalker. Oddio, ciao, visto che spaventati. No, quattro coppiette sono troppo, Bernardo, troppo cute. Cosmo, io non so se Nebula ti ha parlato di... Ecco, noi, beh, siamo... Sì, io parlo di te, non... Io e Zacca stiamo insieme, fratellone. Mi sono innamorata di lui. Chi è? Cosa dice lui? Ma di me? Ma se no. Zacca che balbetta e mia sorella no. Come potrei non provare questa relazione? Zacca che balbetta... C'è che si gira che si balbetta e Nebula no. Questa cosa è stupenda. Beh, sì, ecco, ci tengo a dirti che io ci tengo molto a Nebula e non la farò soffrire. Questo lo vedremo, anche perché se farai soffrire mia sorella, mi assicurerò che balbetterai per tutta la vita. Falla soffrire e giuro che Cosmo ti uccide, ma non metaforicamente, ma proprio letteralmente. Cioè, tipo, secondo me lui lo prende, lo manda in Australia, lo mette, poi lo sotterra e poi gli taglia la testa e poi dirà: ora soffrirai. Bene. Questa tendone è molto ansiogena. È molto ansiogena, ragazzi. Raga. No, certo che no, usciamo, cioè, stiamo andando al parco. Vuoi andare al parco, Nebula? Oh, sì, sono un lato personale, tra Twitter e Cosmo. A casa per le 9, assolutamente sì, signore. Sì, signore, non c'è il coprifuoco. Ma con il coprifuoco. E la nonna è muta, niente zitta. Però Nebula non ti dice quando tu puoi uscire con Glitter. Ma... Si vede che sei proprio un fratellone maggiore, ma di quelli. Comunque, dimmi che voi dovreste rimanere da Sarinca. Una cosa se ne viene la testa. Intanto Nebula sta bene dalla testa. Ah no? Quanto adoriamo. Ma di proprio fantastici a fine serata. Ma che... Da da. Certo. No, che cos'è questa scena? Cos'è questa scena? Cos'è? Un corno? Aia, scusa, dai. Oh, ecco, sta venendo Sabrina. Devi scoprire, mi ammazza. Io vorrei lavorare su cose importanti. Forse bisognerebbe farsi degli affari propri per dettagli. Sei qui, bene. Quella chi è? Quella dovrebbe essere Paris. Non ci ho ancora leggere il labiale, ma... Secondo me... No, tentiamo di leggere il labiale, signore e signori. Vai. La traduzione di Candy e Betty. Ovviamente no. Ma non avevo capito, no. Ma stanno in... Cioè, io adesso mi viene in mente che si sono baciate, loro stanno dicendo... Evidentemente. Che ne pensi? Ma che ne devo pensare? Sanno fare fuori. Devi dire a Nobu? Non lo so, io non direi a Nobu. Ma... Ehi, vado, se non a casa. Ma che cosa... Cosa mi stanno adesso? Vabbè, campo con tutti i trolli. E ragazzi, ci sono una strada che porta a Mundan. Sai qual è? Quella del sentiero fisso di Claudio. Oh Claudio, tu ogni sera vai da dove c'è Melanie. Non è possibile questa cosa. A meno che tu non la stia stalkerando. Non è possibile, sei uno stalker. Perché ok, le coincidenze cambiano. Ma è possibile che ogni sera dovete ricovare con la stessa via? Cioè, ma sei uno stalker. Ciao Claudio, tu hai preferito gli allenamenti di basket? Sì, e non ci siano altre persone oltre a Melanie e Claudio? Mi sembra logico. Certo, perché no? Sono felice di essere andato a casa. Sì, anch'io. E anche Zitalia, a quanto pare. Già, poi i gemelli da due, quindi tutto ok? Sì, siete ok. Oh, a proposito, questi sono gli studi di lettere di gatti. Lettere di ballerina? Sì. Beh, li guardo stasera. Bella, senti, devo guardarti di Chanel. No, ti prego, Claudio. Lasciami pensare che tra te e Chanel ci sia qualcosa. Che la cosa durerà anche settimane. Che tu abbia portato pagina e mi abbia dimenticato del tutto. Perché? Perché così posso odiarti? Cosa? Se ti odio... Ti voglio... Continuiamo, se ti odio... Ah, quindi devo la mia odio? Sì, moltissimo. E perché ti passo di essere andato a casa con me? Aspetta. Torno un secondo indietro che non ho capito bene. Shiromi, ma cosa stai facendo? Ti prego, Claudio, lasciami pensare che tra te e Chanel ci sia qualcosa. Che la cosa dura anche da settimane. Che tu abbia portato pagina e mi abbia dimenticato del tutto. Perché? Perché così posso odiarti? Se ti odio è più facile. Ah, quindi devo la mia odio? Sì, moltissimo. E perché ti ho portato di essere andato a casa con me? Perché sei comunque il mio fratellastro. Quindi... Ah, ok, va bene così allora, dai. Devi odiarti per amarti, lo sai qual è il detto. Sono seri, va bene? Se solo io non mi riesce a vedere la mia serena, allora... Non è questo il problema. Il problema è che tu esci con la sorellastra antipatico, odiosa, spremo un tuo e altro. Ma con l'odio, scusa. Cioè, se cosa tu puoi odiare il tuo ex, alla fine,
cosa ti rende felice? Beh, ma Melanie è tipo una figlia di Leopardi, quindi non la renderà felice niente. Ok, anche noi siamo figli di Leopardi, poi oggi mi sono messa a scrivere vi odio, tipo una bella paginata perché odiamo il mondo, ma ragazze. Fine. No, ma povero Claudio, dai. No, non finirà così. No, Camelgore, no, non ci trollerà, Raga, questo è il momento più bello della giornata. Come potrei non provare questa reazione? Madonna, la voce di Cosmo! Adoro, Camelgore, tu ci capisci, noi esseri umani. Ma Camelgore, cosa fa? Qual è? Camelgore, tutto a posto? Hai perso il senso dell'urlo? Cosa ho sentito alla fine? Cos'è quel? Cosa? Che è successo? Camelgore, tutto. Cioè, ma cosa succede? Cioè, non capisco. Cioè, che cos'è quest'urlo alla fine? Come potrei non provare questa reazione? Madonna, la voce di Cosmo! Che cos'è quell'urlo alla fine? Camera, adoro! Cosa ne pensiamo di questo episodio? No! Allora, bisogna parlare di questo episodio. Io, una domanda, Cameragor. Ma io, Sabrina e... come c'è che si chiama? Sabrina... Paris. Sì. Io, Sabrina e Paris. Ma io... le devo shippare. Cioè, io non lo so, sinceramente. Cioè, non boh. Ragazzi, cioè, io guardate questo. Cioè, non lo so. Camera, cosa? Ci stai trollando su altre cose? Tu, donna che non sei altro, cosa ti stai dicendo? Qual è l'abbiare? Ecco, noi non sappiamo niente. Numero 2. Ci è piaciuto molto. Cioè, ci è piaciuto. Cosmo. Per la prima volta. A me personalmente mi è piaciuto che fa il fratello maggiore. Così mi è piaciuto. Cioè, per la prima volta in tutta la nostra vita ci è piaciuto. Wow. Oh, non capiterà mai più, lo sapete. Mai più, eh? Babuini. A parte, Sabrina non ho capito perché hanno messo in mezzo Sabrina. Cioè, non ho... questa cosa l'ho trovata senza senso, sinceramente. Voi cosa ne pensate? Sabrina, non ho capito... cioè, spero che sia tutto collegato con la faccenda di Claudio. Perché... Ma scusa, perché hanno messo in mezzo Sabrina e Paris? Ok, sono due personaggi che bisogna spiegare la roster, ma perché non l'hanno spiegata in un momento diverso? Perché? Perché? E soprattutto, cosa si stavano dicendo? Infatti, ma quello è il motivo. Devono spiegare la storia di Alice, devono spiegare questa di Paris e... Sabrina! Devono spiegare se Blair riuscirà. Cioè, ragazzi, è ok come episodio, gli diamo la sufficienza, 7, 8, non lo so, ora vediamo. Ma il problema, vero e proprio, è forse che sia come una cosa, cioè tu devi ancora spiegare tre cose in chissà quanti episodi. E questa cosa... cioè, no, fai un episodio a parte dedicato a quello e poi chiudire lì come succedeva. Ora non ho capito perché adesso sta mischiando un po' troppo le cose. Perché non ha finito quello di Alice? Spero che sia tutto un piano della camera, girl. Spero che ci stai dicendo. Cioè, spero che sia un piano e che non stai facendo le cose a caso. Cioè, no, spero perché... di no. Perché okay, questo episodio è stato tipo un ok, va bene. Ok, va bene. Non stanno più insieme. Però un'altra domanda è: Melanie, se odia il suo fratellastro balla S. Perché non se ne andava a Parigi, numero uno. Poi, secondo, perché non se ne va? Perché non torna a Parigi? E domanda più importante. Come fa a essere felice se lo odia? Cioè, l'odio non dovrebbe farti star male. Non lo so, per noi, anche noi siamo delle figlie di Leopardi, non diciamo nulla. Ma non lo so, ragazzi, cosa ne pensate voi? E numero due, una carissima, dolcissima Melanie. Claudio, tu sei un figlio di Leopardi, lasciamo perdere. Stessa cosa, Melanie, vabbè. La cosa, vabbè, quello che ci è piaciuto di più, a parte i gemelli. Oh, raga, mettono delle ansie, quelle cose non sono gemelli, sono bambole assassine. Pazzi. Numero due, questi gemelli, da quanto tempo ci sono? Un anno? Due anni. Due anni? No, ci sono sti gemelli, che duro. Quanti mesi avranno sti gemelli? Ah boh, non lo so, spero che ad un certo punto cresceranno, cioè, dopo, però, diciamo, dopo due o tre mesi cresceranno. Però spero che adesso non crescono, perché, ragazzi, impappinerebbe ancora di più la storia. Sì, e poi sarebbe un po' senza senso, dico, sì, d'un giorno sì, sono piccini, l'altro sono, danno tipo 16 anni d'una notte, perché sì, perché l'ha scelto la camera, girls. No. Numero 2, a parte questo, raga, io spero sinceramente che la camera abbia bambina, perché giuro che non sto capendo perché hanno messo di mezzo Sabrina e Paris, che non c'entra niente, ok che deve metterci cose, ma spiega prima di tutto come andrà a finire con Blair, poi parla di Paris, poi parlerai anche di Alice. Io Alice l'avrei fatta subito, avrei parlato subito e fine, punto. Perché impappina, cioè, non lo so, prima non impappinava così tanto la camera, o sbaglio, ragazzi, dicevo, cioè, sta mettendo insieme troppe cose, secondo noi, non lo so, non ci gusta tanto, camera, cioè, a parte il trollare, cioè, non è un po' lo stesso problema di Vivian, ok? Vivian Medrano, chi la conosce lo sa,
Nina Sbicotelli, io spero sinceramente che vi vedranno non in pappini la cosa di Hal, il carattere di Hal, perché perché può succedere che praticamente Hal si comporti in un modo ma poi faccia in un altro. Io spero veramente, perché è difficile fare le emozioni di un personaggio da un'animazione o da queste figure. Quindi ragazzi, spero sinceramente che lei abbia un piano. Spero sinceramente che sti personaggi che di figure, non lo so, a me stanno stancando queste figure proprio, che ok, lei li fa, ok, ma stanno stancando, perché dico, cavolo, sono carini, ma sono tutti mezzi rotti. A uno cade la testa, l'altro il braccio, l'altro il piede. Servirebbe qualcosa in cui c'è, cioè, anche un, sapete, tipo un vestito nuovo, qualcosa di nuovo, no? Cioè, ragazzi, anche al 31 dicembre hanno sempre gli stessi abiti a maniche corte. Cioè, sì, ma io tranne su Talk Life World, vi dico. Sì, io onestamente spero che, ma poi non so, spero che poi quando un po' tutti i personaggi saranno da adulti, ecco, forse userà le OMC. Ma non si sa, lei non lo so, ok, costano, perché noi ne avevamo acquistata una e ci è costata tipo su 40 euro. Quindi, raga, io credo, di chi è una cosa i creatori del LOL Super? Ma che sono fatte di oro, zecchino e LOL? E numero due, cioè, non ne ho pagato una ONG 40 euro. Ok, sono fatte benissimo e tutto. 40 euro, io pagavo quando ero più piccola una Barbie. 15 euro massimo, cioè 40 euro una ONG, mi sembra eccessivo. Lasciamo perdere la casa delle LOL che costa. Dicevo, cosa ne pensate? Vi piace questa nuova tipologia di video che fa la Cam? Non mi piace? Scrivete nei commenti, lasciate like, iscrivetevi e commentate. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!